Volevo ringraziare anche Licusati Web TV, volevo anche ringraziare Carmine Bosso per Capri Event e tutte le telecamere, ecco, intervenute a questa manifestazione. Ancora qualche momento e daremo inizio a questa seconda parte. Allora signori, io credo che possiamo iniziare questa seconda parte ringraziando anche tutti voi che siete qui e che ci state accompagnando in questa seconda parte, e devo dire al caro Vincenzo Rubano, uno scenario veramente unico. Siamo in una zona di mare, ma sembra di essere anche lontani dal mare per questo spettacolo che dà proprio la sensazione dell'immenso. Questo premio, che ha una grande importanza, come abbiamo detto e abbiamo visto anche inizialmente, per la presenza dei signori Luigi Apanaro e Petrucci Giuseppe, mamma e papà di Pietro, il più giovane caduto di Nassiria. Ma io direi di iniziare immediatamente. Come vedete, il parterre è molto nutrito. Alla mia sinistra il presidente dell'associazione culturale Elaia, Vincenzo Rubano. A seguire abbiamo il generale di corpo d'armata Rosario Castellano, comandante delle forze operative sud. Ancora lì all'estrema mia sinistra abbiamo il generale di divisione dei carabinieri, il generale Maurizio Stefanizzi, poi abbiamo il presidente del parco, che è Tommaso Pellegrino, poi abbiamo il generale di corpo d'armata Paolo Francesco Figliuolo, comandante, ecco, della logistica dell'esercito italiano. Mi auguro di non aver sbagliato nessuna designazione. Il generale Castellano mi guarda, ovviamente generale, quindi tutto bene. Ma adesso io volevo passare immediatamente la parola, prima di iniziare alle premiazioni vere e proprie, proprio al, come si direbbe filosoficamente parlando, al demiurgo di questo premio, colui che ha creato questo premio che ogni anno riesce ad emozionarci, Vincenzo Rubano, al quale io voglio fare una domanda: perché e quando nasce questo premio? Da che idea nasce questo premio? Perché hai voluto creare questo premio internazionale per la pace? Perché io penso che per ogni premio ci sia una molla, un qualcosa che faccia scattare la molla che muove il motore, quindi dà lo scatto propulsivo. Grazie e bentrovati. Sì, in effetti è proprio così, come dicevi tu. In realtà io ho avuto la fortuna di partecipare a diverse missioni in Afghanistan, in Libano, in Kosovo, come giornalista embedded. E al rientro da queste missioni raccontavo agli amici quello che avevo visto. Anche lo stupore nell'aver conosciuto tanti soldati che costruivano la pace e non distruggevano, perché noi siamo stati abituati ad immaginare il soldato come quello che distrugge, che fa la guerra. Io invece la prima lezione che ho appreso in questi teatri operativi è che ci sono soldati che distruggono, ma anche soldati che costruiscono la pace. I nostri soldati, per fortuna, sono soldati che costruiscono la pace. Allora, rientro in Italia, raccontavo queste storie a questi amici. Raccontavo ad esempio la storia di Monica Contraffatto, una soldatessa che ha perso una gamba in Afghanistan. Raccontavo la storia del sergente russo che aveva salvato sotto il fuoco nemico addirittura un cagnolino. Parlavo dell'umanità dei nostri soldati. Allora mi hanno detto: perché non creiamo un'associazione, creiamo un premio e facciamo conoscere ai ragazzi queste storie? E così 6 anni fa abbiamo fondato l'associazione culturale Laia e abbiamo dato il via al premio internazionale Nassiria per la pace. Allora, un grazie al nostro buon Vincenzo, a cui dà un applauso. Ma noi entriamo direttamente nel merito, e volevo qui, rappresentante della fanfara del decimo reggimento Carabinieri Campania di Napoli, facciamo un applauso, ecco, per ritirare il premio, ecco, e a consegnarlo sarà proprio il nostro Vincenzo Rubano. Ecco qui che viene consegnato questo premio. Ecco, noi, ecco, leggiamo velocemente la motivazione. Premio internazionale Nassiria per la pace 2019 alla fanfara del decimo reggimento Carabinieri Campania per la promozione attraverso l'arte musicale dei valori positivi della vita e della cultura della legalità che da sempre caratterizza la tradizione dell'arma dei carabinieri.
Licusati, 11 novembre 2019. Prego. Noi la ringraziamo, però adesso Vincenzo ti passo il microfono perché devi dire qualcosa a sorpresa. Sì, abbiamo in realtà un fuoriprogramma, un premio che abbiamo deciso di assegnare in questi giorni e che non l'abbiamo messo nell'elenco. Perché è una persona alla quale io tengo molto, ho avuto il piacere di conoscere a Napoli, ho visto il suo impegno non solo per la difesa dei cittadini, per assicurare la sicurezza dei cittadini, ma anche per i ragazzi. E sto parlando del generale di divisione Stefanizzi, che oggi è qui con noi. Prego generale, prego si accomodi. Qui alla destra io leggo la motivazione. Premio internazionale Nassiria per la pace 2019 al generale di divisione Maurizio Stefanizzi per l'incessante missione umana a tutela della solidarietà verso il prossimo, valore assoluto che da sempre contraddistingue il suo operato nell'arma dei carabinieri, per l'impegno e la passione che profonde quotidianamente per rendere più sicuro il nostro paese, fulgido esempio di straordinaria professionalità e ammirevole senso di abnegazione, tutto chiara testimonianza di grande virtù militare e umana. Prego. Un attimo, ecco, la invitiamo a parlare, generale. Questa è una sorpresa, in realtà non sono io che dovrei ricevere questo premio, ma tutti i miei militari che fanno servizio in questa splendida regione. Però i ragazzi vorrei che mi salutassero come hanno fatto prima, in piedi? Dove sono? In piedi? In piedi, abbiamo detto come si saluta il generale? Attenti, teste alte, ecco, sguardo fiero, ragazza, non ridere, sulla testa, salutiamo il generale, salutiamo tutti i generali. Questo scenario bellissimo in realtà dicevano, grazie ragazzi, grazie per essere stati al gioco. Non sono io che non devo ricevere un premio, io sono il comandante della legione, inevitabilmente sono dietro un po' le quinte, sono a sorreggere il mio personale, a motivarlo, a correggerlo, a spronarlo, a indirizzarlo, a supportarlo, ma sono i miei ragazzi, i miei carabinieri che sono per le strade di questa splendida regione, come è stato detto senza retorica, un po' da tutti, anche dal presidente del parco, gente che semplicemente a volte rischia la vita senza saperlo nei momenti più impensati. L'altro giorno, il 6 novembre, abbiamo ricordato il nostro ultimo caduto qui in Campania, il vice brigadiere Emanuele Reali che a Caserta lo scorso anno. Seguendo un ladro, ragazzi, io facevo notare questo ragazzo di 34 anni, una moglie bellissima di 30, due bambine, una di 4 anni, una di un anno, che faceva servizio, non ha avuto dubbi sulla scelta da fare. Pensate, lui stava inseguendo un ladro che in realtà era già stato, noi sapevamo nome, cognome, indirizzo, avevamo il numero di telefono, perché l'attività di indagine che stavano facendo è un'attività di riscontro. Avevano i telefoni sotto intercettazione, hanno capito che questa era una serie di ladri che rubava in tutta la regione Campania, avevano capito che si trovavano a Caserta, quindi sono intervenuti in flagranza di reato, due sono riusciti a restare subito con la refurtiva, una macchina è sfuggita, l'hanno trovata a sera, si erano nascosti, scappano, uno viene preso vicino al muro che separava l'abitato dalla ferrovia che era adiacente, e l'altro invece più atletico dei ladri salta il muro di cinta e va, corre, e il nostro brigadiere fa lo stesso, salta il muro di cinta e conta. Ripeto, non era un pericoloso terrorista, non era armato di fucili a canne mozze, quindi era pericoloso per gli altri, era un ladro che stava fuggendo e di cui peraltro noi avevamo, come dicevo, tutti gli estremi, lo avremmo arrestato come poi è stato fatto nonostante fosse in carcere con ordinanze due mesi dopo, eppure ha saltato il muro di cinta, ha inseguito, perché in quel momento da carabiniere, da servitore dello Stato non gli rimaneva altro che nella sua testa, a prescindere dal rischio, che seguire questa persona al di là del rischio, e quindi ha attraversato i binari,
non ha calcolato bene le distanze, era di notte, le luci spesso ingannano, è scivolato, non lo sapremo mai, però ha immolato la sua vita senza saperlo e senza volerlo, semplicemente per fare fino in fondo il proprio dovere. Lui avrebbe voluto invecchiare, avrebbe voluto vedere crescere i suoi bambini, avrebbe voluto passare la sua vita con la sua compagna, diventare nonno, fare una vita come tutti noi, non lo ha fatto. Ecco, la maniera migliore per noi, e anche qui oggi ricordiamo Nassiriya e i nostri caduti, la maniera migliore per noi servitori dello Stato, ma per tutti noi cittadini, è stato detto anche questo oggi, per onorare davvero la memoria e fare fino in fondo il nostro dovere. Certo, noi carabinieri, e qui mi rivolgo al Presidente che ha voluto onorarmi di questo premio, non abbiamo bisogno di consenso per fare il nostro lavoro, però vi assicuro che poi il consenso ci aiuta, ci dà nuova carica, ci aiuta ad affrontare meglio, a dare amore ai nostri cittadini, a metterci meglio al servizio della gente che ci vuole bene, perché noi carabinieri di questa meravigliosa regione, di questo Cilento straordinario, vi vogliamo bene, ve ne vorremmo sempre. Grazie. Grazie generale, grazie di essere stato qui con noi, ma adesso passiamo immediatamente al prossimo premio e vorrei il contrammiraglio Fabio Agostini della Marina Militare, ecco, premia il presidente della comunità del Parco del Cilento, Salvatore Iannuzzi. Ecco qui, un attimino solo, ecco. Allora io leggo la motivazione, premio internazionale Nassiriya per la pace 2019 al contrammiraglio Fabio Agostini, capo Dipartimento Pubblica Informazione e Comunicazione presso lo Stato Maggiore della Difesa, ufficiale con altissimo senso del dovere, convinta abnegazione ed elevata competenza, contribuisce quotidianamente ad esaltare l'immagine delle forze armate in Italia e nel mondo, per l'impegno profuso poi nella divulgazione della cultura della legalità tra i giovani. Prego. Grazie. Grazie mille, con il vostro permesso vorrei dire due parole. Ringrazio innanzitutto l'associazione e il dottor Rubano di questa bellissima giornata che ci ha portato vicino alla gente. È una giornata speciale che io mi sento di condividere con i miei collaboratori dello Stato Maggiore Marina prima e dello Stato Maggiore della Difesa oggi. Oggi sì, ricordiamo le vittime di Nassiriya, ricordiamo l'importanza della pace, ci ricordiamo soprattutto, una piccola riconsiderazione, ricordiamo che la pace non è assolutamente scontata, non è facile e dobbiamo combattere per la pace in Italia ma soprattutto nel mondo tutti i giorni, e ce lo ricordano, ce lo ricorda l'attentato di ieri che è costato il ferimento grave di cinque nostri connazionali, di cui vi chiedo di voler fare un applauso e che sia di buon auspicio per una pronta guarigione. Comunicare quello che fanno le nostre forze armate, sia che tutti i giorni che in momenti particolari. Quello che cerchiamo di fare è ricordare quello che fanno i nostri militari nella loro attività diuturna, il loro spirito di sacrificio, la loro abnegazione, 365 giorni l'anno, 24 ore su 24. Non è facile perché purtroppo molto spesso ci si ricorda dei nostri militari, ricordiamo che ci sono oggi più di 6.000 persone che sono in giro per il mondo, 6.000 militari, uomini e donne in giro per il mondo e circa 7.000 sul territorio nazionale che stanno svolgendo missioni di pace e contribuendo alla sicurezza del nostro paese. Quindi non è facile comunicare, come lo facciamo? Con tutti i mezzi possibili, e uno di questi mezzi, non me ne vogliate, oggi faccio un po' di promozione per lo Stato Maggiore Difesa, uno di questi mezzi è il calendario dello Stato Maggiore Difesa, che quest'anno, mi piace sottolinearlo, ha un'importanza particolare. Quest'anno ricorda i 20 anni dall'ingresso delle donne nelle forze armate, 20 anni
dalla legge del 380 del 99 che, tra le altre cose, ha previsto l'ingresso del personale femminile nelle forze armate. Un ingresso che ha portato giovamento non solo dal punto di vista per il fatto che i nostri militari donne ci hanno portato allo stesso livello degli altri paesi della NATO, quindi con uno sviluppo culturale e sociologico importante, ma anche perché si è dimostrato, e i generali me ne possono dare conferma, che il personale femminile ha contribuito a migliorare anche la qualità delle operazioni, permettendo di lavorare meglio soprattutto laddove quei paesi, parliamo del mondo musulmano in particolare, dove le questioni di genere sono ancora importanti. Quindi io per celebrare questo, e concludo il mio intervento ringraziando tutti quanti, vorrei donare alle autorità presenti il calendario 2020 dello Stato Maggiore Difesa. Ecco, ringraziamo il contrammiraglio Fabio Agostini per questo splendido gesto, bisogna dire, che questo calendario che ricorda i 20 anni dell'entrata delle donne nelle forze armate. Ecco, io le porto anche il suo premio. Ecco, facciamo un applauso all'ammiraglio che aveva lasciato il suo contributo. Ma adesso passiamo al prossimo premio, al generale di corpo d'armata Paolo Francesco Figliuolo. Prego, a premiare è il presidente del parco, il dottor Pellegrino. Ecco, venga qui. Prego, generale, alla mia destra, lei qui al centro. Allora, leggiamo la motivazione davanti ai giornalisti. Premio internazionale Nassiria per la pace 2019 al generale di corpo d'armata Francesco Paolo Figliuolo, comandante logistico dell'esercito, per altissimo senso di responsabilità e l'encomiabile impegno nel comando di delicate missioni internazionali, fedele ai più alti valori di lealtà, coraggio e dedizione al servizio del paese, in possesso di eccellenti qualità morali e di attaccamento al dovere, e per la grande competenza e serietà abbinata sempre a solidi valori morali che gli hanno permesso di raggiungere ambiti traguardi professionali. Premio Nassiria per la pace 2019. Per la foto di rito, ecco qui, per la foto di rito, signori, ecco un attimo solo per la foto di rito. Generale, adesso anche qualche parolina da parte sua su questo premio. Tanto grazie. Diventa sempre più difficile perché chiaramente dopo gli oratori che hanno inaugurato il monumento per i caduti di Nassiria, e qui voglio subito salutare i signori Pietrucci per essere qua, per ricordare il sacrificio di tutti i caduti di Nassiria, i nostri eroi e del figlio Pietro. E ricordo ancora quello che è successo ieri, dove 5 nostri uomini appartenenti alle forze speciali dell'esercito e della marina sono stati oggetto di un attentato, e 3 dei quali, come ha detto l'ammiraglio Agostini, sono in gravi condizioni, però contiamo di riportarli a casa presto, e questo è anche uno dei miei compiti quale comandante logistico e quindi responsabile della sanità e del Celio, che ancorché essere il nostro ospedale interforze dipende organicamente da me, quindi questo è chiaramente un impegno che va preso e va fatto subito. Ringrazio il presidente Vincenzo Rubano per suo tramite tutti gli uomini e donne dell'associazione culturale Elaia che hanno reso possibile questa cerimonia qui e qualche settimana fa l'altra cerimonia avvenuta a Roma, ma soprattutto veramente questo, come diceva anche il ministro Boccia, è una testimonianza dei nostri territori. Qua siamo in un posto incantevole. Ne parlavo prima con il signor sindaco che mi ha spiegato i quattro villaggi, le quattro cittadine che rappresentano Camerota e che sono quasi tutte visibili da qui, perché si vede una casa in fondo dell'altro paesino. E quindi, e poi la bellezza di questo santuario, quindi veramente ringrazio anche le autorità religiose
e tutti quanti quelli che sono qua. Gli italiani, come diceva il presidente Rubano e come ha detto anche il dottor Tommaso Pellegrino, riescono ad essere straordinari, specie nei momenti difficili, come ha ricordato pure il generale Stefanizzi per il sacrificio del nostro carabiniere avvenuto qualche tempo fa. E noi come Forze Armate operiamo sia sul territorio nazionale con l'operazione Strade Sicure, circa 7.000 uomini per la maggior parte dell'esercito, e in quelle che noi chiamiamo missioni a supporto, a sostegno della pace, che avvengono in aree lontane, che noi chiamiamo teatri operativi. E veramente ringrazio qui tutti i rappresentanti dei media, della stampa presenti. Ho visto il mitico dottor Sandro Ruotolo, quindi, che è qui con noi e che hanno sempre messo in evidenza il nostro operato. Chiaramente loro sono indipendenti, vedono e riportano. Noi cerchiamo di fare del nostro meglio, quindi questo premio veramente è dedicato a tutti gli uomini e donne che quotidianamente in patria, spesso e specie all'estero, cercano con quello che è l'approccio italiano al peacekeeping, cioè l'Italian way, come dicono gli anglosassoni, fatta perché? Perché è genetica. Noi abbiamo migliaia di anni di storia, ce li portiamo dietro, quindi la capacità di dialogo, di cooperazione. Qui siamo nel Cilento, il Cilento è famoso tra l'altro per le torri di avvistamento saracene, tutte le popolazioni vivevano sui cocuzzoli, voi per i problemi legati alla sanità, alla malaria, e voi per il fatto perché venivamo, io dico venivamo perché io sono di Potenza, non molto distante da qua, invasi da questi San Gerardo di Potenza, che dice che che risalivano pure il Basento, forse allora sarà un mito. E quindi noi ce l'abbiamo geneticamente, il dialogo, il colloquio, la cooperazione, il saper ascoltare, ma allo stesso tempo con fermezza, con professionalità. Ecco perché spesso anche in legge di bilancio, mi dispiace che è andato via il ministro, noi cerchiamo in maniera corretta, istituzionale, di far capire che abbiamo bisogno degli equipaggiamenti, della possibilità di fare formazione, di addestrarci al meglio. E qui mi rivolgo ai giovani che sono qua di fronte. Io oggi ho ricordato due insegnamenti. Il primo è che un popolo che non ricorda, che non ha memoria, c'ha poco presente e sicuramente non avrà futuro. E il secondo è questo, voglio riportare una frase di Tucidide presa dai discorsi di Pericle, un grande statista della Grecia antica, dove dice che la chiave della felicità è la libertà, ma per avere la libertà bisogna avere coraggio. E qui mi rivolgo a noi, agli amministratori, ma anche a voi giovani. Per noi è il coraggio di decidere, e spesso le decisioni non sono popolari, cioè bisogna firmare il presidente del parco, gli amministratori qui, perché altrimenti non facciamo bene il nostro dovere. E voi giovani dovete formarvi, dovete studiare, dovete cercare di fare il meglio che potete, cercando di prendere i comportamenti buoni. Cioè qui stiamo quasi facendo vedere che le forze armate sono dei santi. Non è così, anche noi abbiamo i nostri problemi, cerchiamo di superarli, siamo delle persone umane con una famiglia alle spalle, con i nostri ideali, le nostre ambizioni, a volte anche sbagliate, però poi dobbiamo fare il meglio affinché questa Italia possa andare avanti e continuare ad essere la nazione che è, la nazione dell'arte, della cultura, della scienza, di persone che hanno testa e con le loro piccole e medie imprese riescono a fare grande l'Italia. E questo anche con delle forze armate che magari quando sono fuori riescono a far vedere cosa fa l'Italia e a far sì che poi il Made in Italy possa essere sia come costruzione e mantenimento della pace, ma anche proprio dal punto di vista economico, far capire che noi siamo persone di qualità. Grazie, e grazie ancora a tutti. Grazie generale, ma adesso è arrivato il momento di chiamare, posso permettermi, un caro amico che, pensate, mi sopporta al microfono fin dal giorno del suo avvicendamento per il comando delle forze operative sud. Sto parlando del generale di corpo d'armata Rosario Castellano. Benvenuto generale, prego, a premiare il sindaco di Camerota, il dottor Mario Scarpitta. Prego signor sindaco, allora si metta al centro. Io leggo la motivazione: premio internazionale Nassiria per la pace 2019 alla generale di corpo d'armata Rosario Castellano.
Comandante Forze Operative Sud, per l'impegno e la passione che profonde quotidianamente per rendere più sicuro il nostro Paese, fulgido esempio di straordinaria professionalità, coraggio e ammirevole senso di abnegazione, e per aver dato lustro nel mondo alle Forze Armate Italiane. Prego, signor Sindaco. Grazie. La foto di rito, gentilmente, ecco qui, la foto di rito. Grazie, signor Sindaco, prego generale, a lei il microfono. Grazie, non aggiungo niente di nuovo a quello che sono stati da quello che è stato detto dai miei predecessori, però è veramente un piacere e un onore essere qui oggi premiato per questo prestigiosissimo premio, in questa bellissima cornice paesaggistica alle mie spalle e di fronte a un uditorio costituito da voi giovani, perché voi rappresentate il futuro, e vi prego domani, da domani quando entrate, rientrerete a scuola, forse già oggi, non lo so, siate voi testimoni di questa, di questo senso dello Stato che si è percepito oggi, perché il Ministro, il Sindaco, il Presidente del Parco, il Presidente dell'Associazione Elaia hanno veramente, è la prima volta che mi capita, hanno parlato col cuore, piuttosto che leggere un discorso formale. E anche i miei predecessori che si sono alternati qui a ricevere questo premio. Ed è veramente importante, perché voi rappresentate già da ora rappresentate un pezzettino dello Stato, perché noi militari come statali, lo Stato prende un pezzettino e lo proietta fuori dal territorio nazionale per andare, come è successo a Nassiriya, per andare a ripristinare la pace, perché dove lì non c'è pace, lì interviene una componente umana, anche armata, per ripristinarla. E mi fa piacere vedere Luigia e Giuseppe che nascondono ancora, anche se lo mascherano nel volto, quel velo, quella piega di tristezza e di malinconia per dei loro cari, per il loro caro che ha donato la sua vita all'estremo. Ma dove lo trovate? Dove le trovate le persone che sacrificano, sanno di sacrificare la loro vita per difendere un ideale, un valore? Ed è questo che dovete portare oggi nel cuore e conservatelo gelosamente. Grazie per l'attenzione a tutti quanti. Grazie. Grazie generale, prego si accomodi. E adesso passiamo immediatamente al prossimo premio. Volevo qui il vicepresidente dell'associazione Elaia, Rossella Cantisani, la volevo qui a fianco a me, ecco, cambiamo un attimino, avviciniamoci, venga qui vicino e facciamogli un applauso, è sempre il vicepresidente. Allora, ad essere premiato è Francesco Borrelli, prego. Premio internazionale Nassiriya per la pace 2019 a Francesco Borrelli, da sempre impegnato ad affermare i valori della legalità e della cittadinanza attiva, per la sua coraggiosa determinazione nel contrasto ai fenomeni mafiosi nella città di Napoli, per il suo encomiabile impegno volto al rispetto delle regole nonostante le minacce e le aggressioni subite. Prego, facciamo la foto di lì. Allora, il tempo è tiranno, ma almeno pochi secondi, anche una parolina da dire alle persone presenti. Sì, innanzitutto grazie, e il mio impegno nasce prima ancora che da politico, da persona temporaneamente nelle istituzioni, come Tommaso che conosco da quando eravamo all'università, o con Catello Maresca, per il mio amore e l'amore che molti di noi hanno ancora per la nostra terra, per la quale prima si parlava giustamente di sacrifici. Troppo spesso noi pensiamo, molte persone pensano a quali sono i diritti, ma io penso sempre a quali sono i nostri doveri nei confronti della nostra terra e della nostra patria. Finché non avremo chiaro fino in fondo che per cambiare le cose dobbiamo metterci anche noi personalmente, al di là della presenza delle
istituzioni, delle forze armate, delle forze dell'ordine, difficilmente ci sarà una vera inversione di tendenza. E la seconda cosa, Sandro Ruotolo è un giornalista, io sono orgogliosamente un giornalista, mai mai chiudere gli occhi e mai mai tollerare innanzitutto le piccole illegalità, perché da quelle che poi si crea l'humus per avere la grande illegalità e poi anche la camorra. Grazie. Grazie, grazie al nostro premiato, ma passiamo direttamente, io adesso chiamo prima chi premia, ecco, e volei qui il vicepresidente della provincia di Salerno, Carmelo Stanziola, ecco, facciamo un applauso. Ad essere premiato è il magistrato Catello Maresca, prego. Leggo la motivazione. Premio internazionale in Assiria per la pace 2018 al magistrato Catello Maresca per aver contrastato con coraggio, competenza e senso della missione la criminalità organizzata, riducendo in territori difficili a divulgare messaggi di speranza e legalità. Ha coordinato importanti indagini contro il clan dei Casalesi e ha diretto le attività di ricerca che hanno condotto nel dicembre 2011 all'arresto, pensate, del super latitante Michele Zagaria. La foto di rito. Ecco, prego, un attimino una parolina. Grazie, grazie prima di tutto all'associazione, a Vincenzo, ogni volta che mi capita, sempre più spesso, sarà segno dell'anzianità che ahimè avanza, ogni volta che mi danno un premio, mia moglie mi chiede ma perché? Dice, ma perché ti stanno premiando? In realtà gli uomini dello Stato, le istituzioni hanno un premio quotidiano che deriva dai risultati del loro lavoro, è un premio interiore della soddisfazione di portare avanti delle attività per la collettività, però i premi io li colgo come segno della memoria. E guardate, un paese che non ha memoria è un paese senza futuro. I ragazzi, voi lo dovete capire l'importanza della cultura, del ricordo. Oggi in una società che va a mille, che ormai non ci consente nemmeno di fermarci un attimo, una volta si parlava con i nonni per ricevere testimonianza del passato. Lo sapete, cultura della legalità è una parola oggi addirittura inflazionata, deriva da colere, che significa coltivare, che una volta era associata a mos maiorum, cioè coltivare le tradizioni degli antenati. E noi questo dobbiamo cercare di fare, cioè non perdere la memoria, ricordarci, essere orgogliosi della nostra storia, delle persone che ci hanno lasciato, ma anche di quelle presenti che si impegnano quotidianamente nella tutela dei valori della collettività. Allora non abbiate paura di ricordare il vostro passato, di vivere il vostro presente e di sognare il vostro futuro. Auguri, grazie. Buongiorno, innanzitutto come provincia porto i saluti, voglio semplicemente rimarcare un concetto, quindi un saluto a tutte le autorità civili, politiche e militari, alle scuole, alle associazioni. Io come vicepresidente della provincia posso testimoniare che sin dal primo anno abbiamo creduto in questo progetto della legalità del premio Nassiria. Sono al terzo mandato, quindi prima l'onorevole Tino Annunzi diceva intossi la fascia, quindi rappresenta un'istituzione. La cosa più giusta, più importante è quella effettivamente di tenere rispetto delle istituzioni. Quindi nel momento in cui rappresentiamo una istituzione è perché crediamo nei valori. Oggi siamo qui a testimoniare la legalità, quindi un plauso e un riconoscimento sia a chi non c'è più e a tutti coloro i quali si impegnano per i rispettivi ruoli affinché
ci sia questo valore incommisurabile, quello della legalità, perché poi legalità significa rispetto, legalità significa vivere bene, rispettare i ruoli, ma rispettare, come diceva l'onorevole Borrelli, anche le piccole cose che poi, se si prendono al momento giusto, possono evitare quei problemi che poi diventa difficile gestirli. Quindi grazie all'associazione Elaia che ci sta dando modo, attraverso questa progettualità, di avere un filo conduttore. Grazie. Grazie, prego, ma passiamo immediatamente al prossimo premiato, ecco, un attimo solo, che è un giornalista sotto scorta, ma volevo qui a fianco a me, ecco, Rubano, il presidente, perché premiamo un giornalista sotto scorta, ecco, Sandro Ruotolo. Prego, facciamo un applauso. Ecco, benvenuto. Io leggo la motivazione. Premio internazionale Nassiriya per la pace 2019 a Sandro Ruotolo, autore di numerose inchieste giornalistiche sul traffico di rifiuti tossici in Campania, dal 2015 costretto a vivere sotto scorta per le minacce ricevute dal boss dei casalesi Michele Zagaria. Per il coraggio e la professionalità dimostrata negli anni, per aver raccontato storie estreme, garantendo un livello giornalistico di altissimo spessore e di grande originalità, e per aver affermato, attraverso la libertà di informazione, il valore della legalità in contesti con forte presenza criminale. Licusati, 11 novembre 2019. Prego per la foto di rito. Due parole rapide. Se ci pensiamo bene, siamo qui tutti per delle sconfitte, per i nostri soldati che a Nassiriya volevano portare la pace e che sono morti. Il cuore è inutile dirci, ai genitori di Petrucci. Se siamo sotto scorta è perché evidentemente alcuni esponenti della società civile, perché poi ci saranno altri impegnati che vivono la mia condizione, è perché evidentemente le cose nel paese non vanno bene. Quindi siamo tutti testimoni di sconfitte, però siamo qui perché abbiamo la grande capacità di trasformare le sconfitte in momenti di memoria importante, inutile ripetercela. Io da giornalista vi dico solo una cosa, che noi abbiamo bisogno della conoscenza, quella è l'arma nostra. E quindi qui che ricordiamo dei soldati morti in Nassiriya per la pace, ricordiamo anche i giornalisti che sono morti, non solo in Italia per la mafia e per il terrorismo, ma nei teatri di guerra. Noi abbiamo 17 giornalisti uccisi in Somalia, uccisi in Afghanistan, in tutti i teatri di guerra. Abbiamo quindi anche i giornalisti che sono morti qui nel nostro paese, i soldati, le missioni per garantire la pace, perché in nome della Costituzione italiana, perché noi, questa Costituzione nasce dopo l'orrore del Novecento, i nostri padri ci hanno detto mai più guerre, noi abbiamo questa grande capacità di andare nelle missioni internazionali e lavoriamo benissimo. Io sono testimone, come Vincenzo, come giornalista, di essere stato in Afghanistan sui fronti di guerra e di aver visto come i nostri soldati, i nostri militari vengono accolti dalle popolazioni civili, dalle tribù, perché poi in Afghanistan ci sono le tribù, le strutture tribali, perché siamo veramente portatori di pace. E come i giornalisti che vanno a raccontare gli orrori, perché raccontando gli orrori si evitano gli orrori. Raccontando la corruzione e le mafie nel nostro paese, abbiamo il compito di avere un paese migliore. E allora in questo è anche, come dire, il fatto di dover essere, come dire, riconosciuto è una sconfitta, perché a noi non piacciono gli eroi, quelli che sono morti, ma anche noi testimoni che dobbiamo portare il verbo della legalità o della giustizia, è più bello la giustizia che legalità, quindi il verbo della Costituzione, però dobbiamo approfittare. E quindi a me piace ricordare i giornalisti, io dedico questo premio
ai miei colleghi che sono morti, dedico questo premio a un amministratore di questa terra, ad Angelo Vassallo, e soprattutto il mio appello: facciamo squadra, facciamo rete, perché stando insieme affrontiamo meglio i nostri problemi, avendo un comandante di stazione amico nel territorio a rischio o un commissario di polizia, si lavora meglio. Se c'è la società civile che si relaziona con le istituzioni, i nostri antenati dicevano scappa scappa che arriva lo Stato. No, dobbiamo fare squadra, perché se no è inutile ricordare Petrucci, è inutile ricordare i miei colleghi morti. Se noi siamo sotto scorta e ci sono stati dei giornalisti uccisi, è perché altri giornalisti non hanno fatto il loro dovere, perché ci siamo sovraesposti. E quindi il problema riguarda tutti noi. Grazie di cuore. Allora, adesso passiamo al prossimo premiato, che è l'avvocato Loreto D'Aiuto. E qui, premio, eccolo qui, facciamogli un applauso. Generale Scapita, vuole... Generale Scapita, prego. Stefanizza, prego. Sarà lei... Mi pagherà da bene, ragazzo. Sì, è vero, è vero, è vero. Che poi devo dire, ieri sera sono stati proprio dei suoi uomini a venirmi a prendere un albergo, io già li ho ringraziati, ecco, senza manette. Allora io leggo la motivazione. Allora, premio internazionale Nassiriya per la pace 2019 all'avvocato Loreto D'Aiuto, avvocato di chiara fama, sente ed interpreta il bisogno della collettività con comportamenti pregni dei più alti valori della giustizia e del patriottismo, memore degli insegnamenti dei suoi avi e in particolare del padre Matteo, soldato del 32esimo reggimento fanteria ed invalido di guerra. Con determinazione porta avanti un'instancabile attività professionale come rappresentante vero e autentico dello Stato per l'affermazione della legalità, soprattutto a difesa dei più deboli. Quale insigne giurista e principe del foro, profonde tutte le sue energie a favore dei cittadini ed in particolare delle vittime del dovere e del terrorismo, applicando i dettami fondamentali sanciti dai padri costituenti della nostra Repubblica. Uomo dello Stato, quindi schierato apertamente contro le mafie che contaminano la sua terra. Prego, generale. Grazie. E adesso è il momento di un imprenditore. Ecco qui, vorrei qui il dottor Antonio Ferrieri. E qui? Antonio Ferrieri. Volevo qui alla mia destra, ecco, il generale di Corpo d'Armata Rosario Castellano. Ecco qui. Io leggo la motivazione. Imprenditore di successo che ha saputo coniugare l'impegno lavorativo con la profonda sensibilità a favore delle fasce deboli, per il quotidiano e rigoroso impegno sociale, per l'altissimo profilo umano, per la sensibilità e la generosità rivolta alle persone bisognose. Prego, generale, ecco, consegni il premio, facciamo le foto di lì. Grazie anche a lei. Adesso volevo qui l'imprenditore Valerio Iovinella e volevo qui come premiante il comandante del circondario marittimo di Parinuro, Federica Del Re. Allora, prego alla mia destra, ecco, mettiamoci anche un attimino in posizione, prego. Perché è arrivato anche il momento di farci vedere dalle telecamere, abbiamo il nostro cavaliere, tutte le TV, Capri Event. Allora io leggo la motivazione. Premio internazionale Nassiriya per la pace 2019 a Valerio Iovinella,
presidente della Union Security, imprenditore di successo che ha saputo coniugare l'impegno lavorativo con una profonda sensibilità a favore delle fasce deboli, da sempre impegnato nel sociale per sostenere iniziative per minori a rischio e per famiglie bisognose. Prego. Salve a tutti, è stato detto già da me, innanzitutto grazie all'Associazione AIA per questo premio. Il mio pensiero va ovviamente ai caduti. Una parolina, essendo papà di due bambini, la rivolgo ai giovani se mi consentite. Vedete buon atto di quanto è stato detto ed è stato fatto oggi. Dedico a voi questo premio e ai miei figli nella speranza che possiate andare avanti nel migliore dei modi e auguro buona vita a tutti. Grazie. Grazie, grazie per l'impegno profuso, grazie mille, grazie anche a lei. Ma adesso volevo il dottor Michele Albanese a premiare il direttore del Parco Nazionale, il dottor Romano Gregorio. Prego dottore, ecco qui al centro. Allora, premio internazionale Nassiria per la Pace 2019 a Michele Albanese. Giornalista, autore di numerose inchieste riguardanti la criminalità organizzata in Calabria, costretto a vivere anch'egli sotto scorta dal 2014 a seguito delle numerose minacce subite dall''ndrangheta. Non ha mai taciuto l'informazione scomoda e ha sempre diffuso la cultura della legalità e della giustizia, rappresentando un vero esempio per le giovani generazioni. Per aver affermato il valore della legalità e della libera informazione in un contesto con forte presenza criminale. Prego. Ecco, una parolina, un minuto, ecco. Io vi ringrazio, ringrazio l'associazione, Vincenzo, tutti voi. Permettetemi solo di dire tre parole. Onore, responsabilità e soprattutto legalità. Il nostro paese ha bisogno di tutto questo. C'è una guerra che si combatte tutti i giorni, che è quella contro le mafie e la corruzione. Se non prendiamo coscienza di questo, se non prendiamo coscienza che c'è questo male infimo che si nasconde nei meandri delle nostre comunità, non riusciremo a garantire la libertà e il futuro ai ragazzi. E permettetemi di concludere con una frase del mio corregionale, che diceva così: la disperazione maggiore che possa impadronirsi di una società è il dubbio che vivere rettamente sia inutile. Grazie. Grazie dottore, ma adesso vorrei qui Antonio De Masi a premiare l'onorevole Tino Iannuzzi. Prego, qui alla mia destra, onorevole, no, qui in mezzo, onorevole, ecco, 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 eccoci qua, eccoci qua. Io leggo la motivazione. Premio internazionale Nassiria per la Pace 2019 ad Antonio De Masi, imprenditore calabrese che vive ed opera a Rizziconi, nella piana di Gioia Tauro, da anni impegnato a contrastare il malaffare dell''ndrangheta, è protagonista di numerose battaglie contro i crimini bancari, più volte oggetto di minacce e di atti intimidatori e costretto a vivere sotto scorta mentre la sua azienda è presidiata dall'esercito italiano. Per l'opera instancabile nel promuovere giustizia e legalità affinché vengano acquisite come coscienza civile dalle giovani generazioni valori assoluti in ogni società. Prego. Allora qualche parolina, veloce anche a lei. Grazie, grazie per l'associazione, grazie al dottor Urbano, grazie a tutti. Io con le divise, con le istituzioni mi sento a casa perché
l'azienda è presidiata dall'esercito, la mia scorta è fatta dai carabinieri, dei miei figli, della polizia e di un altro figlio della Guardia di Finanza, quindi rappresento, tranne la Marina, tutte le istituzioni, quindi grazie. Sono un cittadino che cerca di fare il suo mestiere, il suo dovere per un domani migliore per me e per i miei figli. Confido molto che forse ognuno di noi può dare qualcosa, può fare qualcosa per il proprio paese affinché il domani sia migliore di quello che noi stiamo passando. Grazie a tutti, grazie. Grazie mille, prego. Ma adesso passiamo ad un sacerdote di sottoscorta che è Don Giacomo Panizza, a premiare il comandante provinciale dei carabinieri, il colonnello Gianluca Trombetti. Qui a destra, ecco qui. Io leggo la motivazione. Premio internazionale Nassiria per la pace 2019 a Don Giacomo Panizza per il coraggio con cui contrasta ogni forma di ingiustizia e di illegalità, per l'incessante impegno a favore dei più deboli e degli emarginati, mantenendo un vivo e costante dialogo tra Chiesa e società in questo difficile momento storico. Prego. Prego, guardate sull'obiettivo. Prego. Una parolina. No, guardate, è quello che capita a me di fare in Calabria, mi hanno imprestato 43 anni fa, diventato prete, era legato ai temi dell'illegalità, perché la gente povera era lasciata sola, la gente in carrozzina era chiusa nelle case, chi aveva problemi non aveva diritti. E che ho potuto fare? Non su di loro, ma con loro abbiamo costruito 200 posti di lavoro. Certo, naturalmente poi i mafiosi si fanno vedere, però guardate, con loro abbiamo portato avanti il fatto che non sono inferiori, sono uomini e donne, sono cittadini e cittadine. Allora come? La prima casa confiscata alla Lamezia Terme la abitiamo tuttora, col concetto di dire noi in carrozzina regaliamo alla città di avere meno paura. Grazie mille. Ma adesso è venuto il momento di chiamare qui un magistrato, che è la dottoressa Katia Cardillo, ecco, a premiarla saranno i genitori di Pietro, la mamma e il papà. Prego, accomodatevi qui, facciamo un grosso applauso. Ecco qui, se vi mettete al centro, ecco, prego, si metta al centro, ecco qui, vicino a lei, non abbiate paura, le telecamere non vi mangiano, a volte c'è sempre quella paura un po' della macchina fotografica, della camera. Allora, premio internazionale Nassiria per la pace 2019 a Katia Cardillo, sostituto procuratore a Salerno, per la sua coraggiosa determinazione nella difesa della legalità e nel contrasto ai fenomeni mafiosi, per il suo encomiabile impegno volto alla salvaguardia della giustizia e alla diffusione della cultura del diritto. La sua grande competenza si accompagna ai più solidi valori umani. Prego, signori, consegnate questo premio. Ecco, noi vi ringraziamo e adesso, se vuole regalarci qualche parolina anche lei. Per me è una gioia enorme ricevere questo premio così significativo e così anche ben organizzato dall'associazione Elaia e dal suo presidente, il carissimo Vincenzo Rubano. Per me è anche un po' speciale, perché è ancora più bello perché lo ricevo in questa terra, che è una terra splendida, così ricca di valori e che tanto mi ha dato in termini umani e in termini professionali. Perché qui ho avuto l'onore di lavorare per tanti anni, per molti anni, all'inizio della mia carriera, dove ho semplicemente fatto
il mio dovere. Per questo vi, con immensa emozione, vi ringrazio. Grazie a lei di essere stata qui con noi. Però, signori, consentitemi anche una cosa personale. Questo è un premio che costa di una grande fatica per tutte le persone che lavorano dietro le quinte. Io alle mie spalle ho un personaggio che sta lavorando in una maniera incredibile. Glielo facciamo un applauso al colonnello Antonio Grilletto, che detesta, ecco, apparire in pubblico, però lavora in una maniera incredibile che mi sembrava giusto, ecco, io che sono, ecco, un suo soldato semplice, col permesso del generale, ecco, a questo punto qui mi faccia da aiutante di campo, quindi l'applauso è doppio, signori, grazie. Ma adesso è il momento di chiamare il colonnello Daniele Cesaro, comandante del reggimento Guide di Salerno, a premiare è l'imprenditrice Amelia Esposito. Dov'è l'imprenditrice? Ecco, allora sta arrivando, vuole l'applauso. Non vuole un applauso da vera imprenditrice, ecco qui. Ecco, facendo quelle scale ricorda anche un po' la mitica Wanda Osiris. Ecco. Facciamo un applauso doppio, scherzo ovviamente. Ogni tanto, prego, 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 si accomodi qui al centro, si accomodi. Beh, l'applauso ci vuole, signori, è arrivata, è d'obbligo, le scale sono state fatte in una maniera degna. Allora, premio internazionale Nassiria per la pace 2019 al colonnello Daniele Cesaro, attualmente comandante del reggimento guide del 19° di Salerno, impegnato in missioni di peacekeeping in Iraq e in Kosovo, per l'incessante missione umana a tutela del prossimo, valore assoluto che contraddistingue il suo operato durante le innumerevoli operazioni in Italia e all'estero, fulgido esempio di straordinaria professionalità e di grande umanità, ha dato lustro alle forze armate italiane nel mondo ed è stato insignito delle più alte onorificenze nazionali ed internazionali. Prego. Adesso un sorriso in più, fatta la foto. Grazie, grazie, grazie mille per essere stata qui con noi. Grazie anche a lei. Allora, vediamo il prossimo. Allora, vorrei adesso qui il tenente colonnello dei Carabinieri, Daniele Campa, vorrei qui il sindaco di Celle di Bulgaria, Gino Marotta. Prego al centro, ecco qui. Allora, premio internazionale Nassiria per la pace 2019 al tenente colonnello Daniele Campa. Attualmente comandante dell'aliquota carabinieri della sezione presso la Procura di Napoli, è stato direttore della Scuola Internazionale di Alta Formazione per la Prevenzione e il Contrasto della Criminalità Organizzata a Caserta ed è stato impegnato in delicate missioni di peacekeeping a Sarajevo nel 2003 e nel 2006 e a Gerusalemme nel 2017 presso il Consolato americano. Per l'altissimo senso di responsabilità e l'encomiabile impegno nel comando di delicate operazioni in teatro operativo, fedele ai più alti valori di realtà, coraggio e dedizione al servizio del Paese, in possesso di eccellenti qualità morali e di attaccamento al dovere, per la grande competenza e serietà, abbinata sempre a solidi valori morali, che gli hanno permesso di raggiungere ambiti traguardi professionali. Prego. Grazie, grazie a tutti e due per la presenza, ma passiamo immediatamente al prossimo premiato, il capitano dei Carabinieri Davide Acquaviva. Ecco, signori, l'applauso è d'obbligo per tutti, altrimenti quando vengono da lontano, ecco, non riescono ad arrivare. Premia il sindaco di San Giovanni a Piro, Ferdinando Palazzo. Ecco qui al centro. Allora, premio internazionale Nassiria per la pace 2019, capitano Davide Acquaviva, ufficiale dei Carabinieri,
comandante di reparti situati in aree sensibili sotto il profilo dell'ordine e della sicurezza. Si è distinto per l'incessante abnegazione nella della lotta ad ogni tipo di illegalità, nonché nel contrasto contro feroci sodalizi camorristici. Tra le numerose articolate investigazioni coordinate, colpiva all'opinione pubblica la complessa indagine che portava all'arresto di un pericoloso pregiudicato responsabile di un efferrato femminicidio di una 32enne di Sala Consilina. Esemplare servitore dello Stato, di riconosciute qualità umane e professionali ed elette virtù militari, premio Nassiria per la pace 2019. Prego. Ecco, grazie per il vostro impegno, la vostra presenza, grazie mille. Passiamo al prossimo premiato, il capitano dell'aeronautica militare Salvatore Matrecano. Premia il generale Dario Nicolella. Un applauso al generale, è stato velocissimo generale, devo dire, prego al centro, ecco qui, iniziamo per la foto di rito, io leggo la motivazione. Premio internazionale Nassiria per la pace 2019 al capitano Salvatore Matrecano, ufficiale dell'aeronautica militare, attualmente in servizio presso la 22esima Gran Divicola in provincia di Napoli, impegnato in missioni di pace in Afghanistan e in Kosovo. In qualità di mission monitor, in difficile contesto operativo, riusciva a gestire in maniera ottimale le sortite del velivolo a pilotaggio remoto, assegnato per prevenire attacchi armati a basi italiane e ad evitare perdite di vite umane. E poi per aver svolto il proprio lavoro con competenza, serietà e spirito di sacrificio. Prego. Grazie per la vostra presenza, grazie. E noi adesso andiamo molto velocemente alla prossima premiazione e abbiamo il tenente dei carabinieri Ivana Fava e da premiare il direttore del Parco del Cilento, Romano Gregorio. Ecco qui, prego qui alla mia destra, un attimo solo che leggiamo questa motivazione, mettiamoci già in posizione per i nostri occhi indiscreti, abbiamo il nostro Gaetano sempre pronto. Premio internazionale Nassiria per la pace 2019 al tenente Ivana Fava, ufficiale in forza alla Scuola Allievi Carabinieri di Reggio Calabria, per la sua coraggiosa determinazione nella difesa della legalità e nel contrasto dei fenomeni mafiosi, per aver scelto di dedicare la sua vita alla lotta contro il crimine organizzato, seguendo la stessa vocazione alla giustizia che fu di suo padre Antonino, un chiaro esempio di coraggio e di amore per la propria terra. Prego. Ecco, grazie, grazie anche a lei, ma proseguiamo molto velocemente al prossimo premiato. Abbiamo il tenente dei carabinieri Vincenzo Caputo a premiare il capo del compartimento marittimo di Salerno, Daniele Di Guardo. Ecco qui, prego. Daniele Di Guardo è qui? Ecco qui. Signori, vogliono tutti l'applauso perché arrivano da lontano, signori miei, quindi non siamo avari di applausi. Allora io leggo la motivazione. Premio internazionale Nassiria per la pace 2019 al tenente Vincenzo Caputo, comandante della tenenza dei carabinieri di Bisceglie. Il 25 aprile 2019, nel tentativo di arrestare un pericoloso malvivente, veniva fatto oggetto di due colpi d'arma da fuoco. Con una spiccata professionalità riusciva a mettersi al riparo e, benché armato, evitava di rispondere al fuoco, conscio del contesto urbano con la presenza di numerosi passanti. Grazie al suo contributo investigativo, il malvivente veniva tratto in arresto, pensati, dopo poche ore. Grazie, premio Nassiria per la pace.
Grazie, grazie per la vostra presenza. Passiamo adesso immediatamente al prossimo premio. Ecco qui. Allora, abbiamo adesso il luogotenente dei Carabinieri, Domenico Nucera, e abbiamo per premiare il sindaco di Celle di Bulgaria, Gino Marotta. Allora, di Celle di Bulgaria, perché avevo capito Bulgaria, no, quindi... Siamo gemellati. Ah, ecco, era, quindi allora c'era... Infatti Rubano ha scritto Bulgaria. Ah, ecco, ecco, vabbè, ovviamente la colpa è sempre del presentatore, siamo logici, è giusto che sia così. Però comunque c'è il gemellaggio. Adesso il premio, dobbiamo avere il premio. No, volevamo un po' di pathos, perché lei si sarà domandato, io aspetto, il premio non arriva. Ne abbiamo fatto un piccolo scherzo anche per una variazione sul tema. Allora, premio internazionale Nassiria per la pace 2019 a Domenico Nucera, comandante della stazione Carabinieri di Torre Orsaia. Evidenziando ferma determinazione, notevole professionalità e spiccato acume investigativo, conduceva complesse attività di indagini, contribuendo all'arresto di un pericoloso malvivente, responsabile, pensate, dell'omicidio di una persona anziana, commesso poi per futili motivi. Esempio di elevata professionalità che ha contribuito a dare lustro all'arma dei Carabinieri. Premio Nassiria per la pace. Prego. Ecco, grazie. Adesso luogotenente dei Carabinieri Giuseppe Losciuto premia il maggiore dell'esercito italiano Giuseppe Apone. Prego, maggiore Apone, prego, qui al centro. Allora, premio internazionale Nassiria per la pace 2019 a Giuseppe Losciuto, comandante del nucleo comando della Compagnia Carabinieri di Sapri. Con spiccato intuito investigativo, coraggio e notevole professionalità, non esitava ad individuare e a bloccare due pericolosi pregiudicati che avevano appena preparato una rapina a mano armata presso l'ufficio postale di Villamare. L'operazione si concludeva con l'arresto dei malviventi e il recupero dell'intera refurtiva. Prego. Finito. Grazie, grazie anche a voi, grazie. Adesso passiamo molto velocemente al caporal maggiore capo San Marco Valentino dell'esercito italiano a premiare il comandante della Guardia di Finanza di Sapri, il tenente Luigi Nigro. Mi auguro di non aver sbagliato anche questo cognome, l'ho detta giusta, e pensate alla finanza, altrimenti potevo rischiare scherzo o controllo. Allora, premio internazionale Nassiria per la pace 2019 al caporal maggiore capo Marco Valentino, effettivo al comando brigata Pinarolo di Bari, impegnato nelle delicate missioni umanitarie in Macedonia, Kosovo e Libano, per le eccellenti capacità professionali dimostrate nel corso dell'espletamento del proprio dovere, per dare l'encomiabile impegno e l'altissimo senso di responsabilità dimostrato nello svolgimento di importanti operazioni di peacekeeping. Premio Nassiria per la pace 2019. La foto di rito gentilmente. Prossimo premiato, il caporal maggiore capo Paolo Esposito, esercito italiano, e a premiare il tenente dei Carabinieri Massimo Di Franco. Il tenente dei Carabinieri viene da lontano, ci vuole l'applauso, ecco, una par condicio per tutti. Prego, qui al centro. Adesso, mentre ci sono i nostri occhi indiscreti, leggo la motivazione. Premio internazionale Nassiria per la pace 2009 al caporal maggiore capo scelto Paolo Esposito, effettivo al Reggimento Cavalleggeri Guide del 19° di Salerno,
impegnato nelle delicate missioni umanitarie in Kosovo, Macedonia, Iraq, Libano, Afghanistan, e per l'encomiabile impegno e altissimo senso di responsabilità dimostrato nello svolgimento di importanti operazioni di peacekeeping in possesso di eccellenti qualità morali e di attaccamento al dovere. Prego, la foto di rito. Allora, adesso è il momento di due persone insieme, il caporal maggiore capo, no, l'assistente capo, capo Pasquale Vassallo della Polizia di Stato, insieme all'assistente Nicola Finamore, sempre della Polizia di Stato. Prego, accomodatevi. A premiare il consigliere comunale di Camerota, Pierpaolo Guzzo. Il consigliere comunale viene da lontanissimo, signori, l'applausometro ci vuole qui. Ci voleva la standing ovation perché viene da lontano, scherzo, prego. Allora, la motivazione è uguale per tutti e due. Allora, premio internazionale Nassiria per la pace per Nicola Finamore e Pasquale Vassallo. Il 17 luglio 2017 nel comune di San Giovanni a Piero, con elevata professionalità, non comune spirito di sacrificio e sprezzo del pericolo, non esitava ad introdursi all'interno di un'abitazione assediata dalle fiamme, già satura di fumo, riuscendo a trarre in salvo due adulti e un bambino, pensate, di 2 anni. Chiaro esempio di altruismo, coraggio e spiccato senso del dovere per questi due grandi personaggi. Premio Nassiria per la pace 2019. Ecco la foto di rito, gentilmente. Grazie, grazie. Vediamo adesso la prossima premiazione. Agente Riccardo Mucci della Polizia di Stato premia il dirigente scolastico Rosanna Casalino. Siete arrivati in contemporanea, quindi l'applauso vale per tutti e due. Si sono messi d'accordo, scherziamo un attimo solo, che leggiamo la motivazione. Allora, premio internazionale Nassiria per la pace 2019, all'agente della Polizia di Stato Riccardo Mucci, per aver soccorso il 6 luglio 2018 numerose persone rimaste ferite a seguito dell'esplosione di un'autocisterna piena di benzina nel comune di Borgo Panigale. Non curante del pericolo, non esitava ad intervenire e a gettarsi tra le fiamme, riuscendo a salvare numerose vite umane, testimonianza di grande generosità e amore verso il prossimo, uniti a un non comune coraggio. Premio Nassiria per la pace 2019. Ecco la foto di rito. Procediamo con la foto di rito. Ecco qui. Ecco, un attimo solo, non hanno detto CISE, vero? Scherzavamo, ovviamente, scherzavamo ogni tanto. Facciamo un applauso, sono arrivati in contemporanea. E adesso deve essere premiato il soldato Vincenzo Fiorillo dell'esercito italiano, premia il capitano dei carabinieri Matteo Calcagnile. Ecco qui, prego. Adesso arriva la motivazione. Ecco, arriva la motivazione. Premio internazionale Nassiria per la pace 2019 al soldato Vincenzo Fiorillo. Attualmente in servizio presso l'ottavo reggimento artiglieria Pasubio di Persano, impegnato nell'operazione Strade Sicure nel luglio 2019 nei giardini della Reggia di Caserta, riusciva a bloccare e ad assicurare alla giustizia un pregiudicato locale sorpreso, pensate, a vendere sostanze stupefacenti, in possesso di eccellenti qualità morali e di attaccamento al dovere. Premio Nassiria 2019. Facciamo la foto di rito, gentilmente, qui. La foto di rito, grazie mille. E vediamo il prossimo premiato chi è.
Allora, Riccardo Paregiani, giornalista, a premiare è il generale Stefanizzi. Ecco qui. Eppure, prego, generale Stefanizzi, si accomodi qui al centro. Adesso arriva la motivazione. Allora, premio internazionale Nassiria per la pace 2019 al giornalista Riccardo Paregiani, per aver documentato con interessanti reportage numerosi conflitti civili nei luoghi più caldi del mondo, per il coraggio e la professionalità con cui affronta e racconta storie estreme, garantendo un livello giornalistico d'inchiesta di altissimo spessore e di grande qualità. Ecco qui. Allora, un attimo solo, ecco. Un attimo solo, anche due paroline per lei. No, scusate se vi rubo del tempo, ma non posso esimermi davanti a una platea tale di dire due parole di ringraziamento. Rapidamente mi rifaccio a tre concetti che ho sentito dal giornalista Ruotolo sul fare rete, del generale Figliuolo sul peacekeeping, sull'educazione. Volevo dire che in tutto questo, ringraziando il dottor Rubano, che fa una cosa grandiosa, cioè avvicinare gli elementi della società tra loro, fare rete, quindi avvicinare la società civile alla società militare, avere i rappresentanti della religione tra noi, seppur siamo in un paese laico. Volevo dire che questo avvicinamento porta a essere una società più stabile e più conscia della propria memoria e del tragitto che porterà il paese al suo futuro. Quindi grazie Vincenzo per svolgere questa attività veramente importante, e grazie a tutti voi che siete presenti. Grazie a lei, grazie generale. E adesso passiamo al prossimo premiato, che è Michele Ferraiuoli, medico. Premia il comandante della stazione dei carabinieri di Camerota, il maresciallo Francesco Carelli. Allora, il dottor Michele Ferraiuolo è qui? Ecco qui, dottore, l'aspettavamo con ansia, prego, qui al centro, ecco, si mette al centro. Allora, premio internazionale Nassiria per la pace 2019 a Michele Ferraiuolo, medico di continuità assistenziale di emergenza sanitaria territoriale, e per aver sempre svolto la sua azione professionale con dedizione e sobrietà. Ha saputo coniugare l'impegno lavorativo con una profonda sensibilità a favore delle fasce deboli, esempio di grande competenza professionale, altruismo, generosità e amore verso il prossimo, vera essenza della missione dell'essere medico. Premio internazionale Nassiria per la pace. Dottore, la foto di rito, ecco qui. Aggiunga qualche parolinica, un'anamnestica veloce, dottore. Buona salute a tutti. Vi ringrazio, davvero vi ringrazio, comunque esagerata questa roba qua. Sì, ho fatto del mio meglio, sono stato 6 anni qua a Marina, sono entrato un poco nell'ambito del paese e ho avuto modo di conoscere tante brave persone, a cui ho dato qualcosina, diciamo, quello che potevo. Sono cresciuto anch'io con loro. Io ho dato, diciamo, un po' di professionalità, ho dato l'aiuto, però ho ricevuto tanto, sia da un punto di vista umano che di altro. Ringrazio il paese e mi sento uno di loro. Bravo. Arrivederci. Grazie dottore, grazie per la sua missione. E adesso, prossimo premiato, Silvana Paratore, un avvocato. Eccola qui, deve partire l'applauso, anche se è vicina, si era già preparata con largo anticipo, scherzo. Premia il maresciallo Katia Russo, comandante della stazione dei carabinieri, parco di San Giovanni a Piro. Dov'è? Ecco qui, pare che arrivi da lontano, o sbaglio? Ah, l'applauso deve essere più forte. Ecco le famose scale che vengono fatte, quindi l'applauso, ecco qui, prego.
Prego. Allora, premio internazionale Nassiria per la pace 2019 all'avvocato Silvana Paratore, fortemente impegnata nel settore del volontariato sociale ed in possesso di elevate virtù etiche e civili, che hanno reso il suo operato esempio di solidarietà per le nuove generazioni. Ha contribuito alla realizzazione di importanti progetti umanitari, distinguendosi per l'altruismo, la dedizione e lo spirito di servizio a sostegno delle persone in difficoltà. Premio Nassiria per la pace 2019, prego per le foto di lì. Ecco le foto di rito, grazie, grazie mille. Vuole dire una parolina? Ecco, pochi secondi. Sono onorata di ricevere questo prestigioso riconoscimento a conferma di quello che è stato e di quello che continuerà ad essere il mio impegno nel volontariato sociale. Un impegno profuso con azioni concrete e con messaggi di speranza per le persone in difficoltà e per chi vive nel disagio. Il mio monito di vita e agire nella consapevolezza che le cose non capitano solo ed esclusivamente agli altri. Questo mi rende la donna che sono. Grazie mille. Grazie, grazie, grazie di essere stati qui. Allora, adesso passiamo qui, abbiamo una grande premiazione. Allora, per i carabinieri forestali, giusto? Abbiamo il tenente colonnello Nicola Mirante, il maggiore Andrea Cimus, il luogotenente Giulio Napoli, il maresciallo Marilena Scudieri, il maresciallo, vero? Ah, maggiore, maggiore Alessandro Rossi, il maggiore Clemente Iodice e l'appuntato Attilio Bassi. A chi ha aumentato i gradi? Non li ha aumentati a nessuno? Ah, ecco, ecco. A premiare è Don Antonio Toriello e il maresciallo Luigi Meola dell'Aeronautica Militare. Ecco qui, un attimo solo. Allora, leggiamo una motivazione che è uguale per tutte, poi man mano vi verranno dati i premi. Allora, premio internazionale Nassiria per la pace 2019. Con eccezionale coraggio e cosciente sprezzo del pericolo, in occasione di un violento incendio boschivo, insieme con altri militari, non esitavano a soccorrere e trarre in salvo una famiglia, pensate, di 5 persone, rimasta intrappolata all'interno della propria abitazione nel disperato tentativo di salvare i propri beni. Chiaro esempio questo di elevate virtù civiche e altissimo senso del dovere. Per voi, premio Nassiria 2019. Ecco, consegniamolo mano a mano. C'è anche quello dell'appuntato. C'è anche quello dell'appuntato, pari manchi. Ecco, adesso chi premia, ecco, c'è la foto di rito con tutti voi. Ecco, girate i diplomi, gentilmente girateli per la foto di rito, ecco, gentilmente. Ecco qui, ecco qui. Grazie mille, grazie a tutti voi e complimenti vivissimi a tutti, grazie per l'impegno profuso e per il vostro grande coraggio, grazie. Adesso volevo premiare i componenti della... Allora, equipaggio motovedetta SAR 851 di Cetrano. Il primo maresciallo Marcello Petrillo, Vincenzo Cosentino e Cristian Lianza. Allora, gli altri due, ecco, sono soldati scelti di prima classe. Allora, a premiare sono i componenti dell'associazione Elaia. Vorrei proprio i componenti dell'associazione qui, gentilmente. Qui l'applauso deve essere forte perché hanno lavorato veramente tanto dietro le quinte. Allora, ecco qui. Allora, venite qui, componenti dell'associazione Elaia. Allora, prego, alla mia destra, premio internazionale Nassiria per la pace,
Allora, per aver tratto in salvo il 28 luglio 2019 con condizioni meteo avverse un bagnante in balia delle onde nello specchio d'acqua antistante il lungomare di Cetrano. I militari a bordo della motovedetta CP851 con un non comune coraggio e spirito di sacrificio riuscivano a recuperare il malcapitato e a trasferirlo in porto nonostante le onde e le forti raffiche di vento, mettendo seriamente a rischio la propria incolumità. Quindi veramente una grande dimostrazione di coraggio, merita un applauso, signore. Prego, ecco, consegnate voi componenti dell'associazione i vari premi, consegnateli, ecco, ecco altro componente, premio, le foto di rito, ovviamente. Avviciniamo un poco? Allora, ecco qui la foto di rito. Allora, adesso grazie a tutti, veramente grazie per la vostra dimostrazione di coraggio. Grazie veramente per la vostra grande dimostrazione di coraggio e di essere stati qui quest'oggi. Adesso siamo al finale di questa sesta edizione. Volevo cederti un attimino la parola, Vincenzo, allora, per i ringraziamenti in maniera ufficiale. Vincenzo Rubano. Grazie. Noi in realtà ho l'onore di consegnare l'ultimo premio, un premio a sorpresa, che è per Gabriele Brer. La cui professionalità garbata nella conduzione degli eventi militari contribuisce con stile inconfondibile a rappresentare l'attività culturale delle Forze Armate italiane. Grazie. Allora, la foto di rito. E devo dire, caro Vincenzo, per la prima volta non ero al corrente, il colonnello mi ha tenuto nascosto. Mi sento anche commosso perché mi sento veramente piccolo, dato che questo premio lo hanno ricevuto veramente le persone più meritevoli che ci sono in Italia. E io, come un umile operaio dello spettacolo, mi sento veramente piccolo, piccolo, piccolo rispetto a loro. E quindi un grazie di cuore veramente gigante per questo premio che veramente mi inorgoglisce in una maniera eccezionale. Grazie, grazie di cuore. Grazie di cuore a tutti, ci vediamo il prossimo anno qui a Licusati con tante altre storie da raccontare. Grazie di cuore a tutti, grazie, vedo gli amici della Protezione Civile della Cilento Emergenza, il dottore Filissola, l'associazione LAIA, l'amministrazione comunale, i sindaci, grazie davvero di cuore a tutti. Signori, arrivederci al prossimo anno, grazie ad Angelo, Maurizio, Enzo, Gaetano, grazie a tutti, al colonnello Antonio Grilletto, glielo facciamo un applauso, veramente ha lavorato in una maniera incredibile, grazie a tutti voi. E appuntamento per la settima edizione. Grazie ai fotografi, grazie alle TV, grazie a Capri Event, grazie anche a Licusati nel web TV e un grazie di cuore a tutti. Grazie. Da Gioacchino Cavaliere, un saluto a tutti i telespettatori di Licusati nel mondo live. Alla prossima.